Il suo soprannome è Te Kazuo, che in giapponese significa la regina dai mille colpi. I suoi video hanno più di 40 miliardi di views su YouTube. Sul sito drummerworld.com viene citata come una delle 500 batteriste più importanti del momento. Sicuramente avete già capito che sto parlando di Senri Kawaguchi. Senri Kawaguchi è nata l'8 gennaio del 1997 nella prefettura di Aichi in Giappone. Ha iniziato a studiare la batteria a 5 anni. Senri Kawaguchi è letteralmente una delle massime espressioni della batteria giapponese. Ha molti dischi all'attivo come solista ed è una delle più ambite e importanti ospiti che un festival di batteristi in questo momento possa avere. Il suo stile varia dal jazz al pop al rock. Ha una tecnica impressionante, ha assolutamente padronanza dello strumento, ma questo non le toglie musicalità. Volevo darvi un po' di date salienti per farvi capire quale fenomeno sia questa ragazzina sulla batteria. Nel 2009 esce il suo primo DVD, Horoscope. In questo DVD suona della fusion con una maturità incredibile. Inizia a diventare famosa in Giappone e viene invitata a un sacco di jam. Molte di queste jam vengono riprese, vengono fatte addirittura in televisione. Dal 2011 al 2014 praticamente lei è onnipresente. Tutti vogliono suonare con lei. Se cercate su YouTube di questo periodo ci sono un sacco, ma veramente tantissimi video di intere esibizioni appunto insieme a queste band. Vi posso assicurare che non crederete alle vostre orecchie. Nel 2010, all'età sola di 13 anni, viene inserita da Drummer World tra i 500 top batteristi. Ed è la sola batterista donna giapponese, e l'altro unico batterista giapponese a essere in questa lista, appunto, è Akira Jimbo. Nel 2011, a 14 anni, viene invitata dalla Yamaha a fare uno show in California. Nel 2012 le sue apparizioni in TV ritornano alla grande e addirittura la Fuji TV la trasmette in diretta mondiale sul satellite. All'età di 16 anni, quindi siamo nel 2013, debutta col suo primo CD solista. Nel 2014 vola fino a Los Angeles per fare il suo secondo disco solista, si intitola Buena Vista. Vi ripeto ragazzi, vi sto dando qualche informazione perché veramente Senri Kawaguchi è una forza della natura, è in continuo movimento, le sue partecipazioni nei dischi sono veramente miliardi. Sto toccando solamente i punti salienti che vi possono interessare della sua carriera. Nel 2015 riprende a girare il mondo, suona in Francia, ma uno degli avvenimenti più importanti è che suona al trentennario di Super Mario. Continua a essere presente con miliardi di feature live e anche nei dischi. Iniziano a chiamarla molti artisti anche al di fuori. Viene contattata da Guthrie Govan per fare la batteria nella sua versione giapponese dei suoi dischi e ancora collaborerà con lui in futuro. Viene chiamata a condividere il palco con grandissimi batteristi, ad esempio è stata invitata come special guest nello Yamaha 50° anniversario. Durante quell'anniversario c'erano nomi del calibro di Dave Weckl, Steve Gadd e il famosissimo batterista giapponese Akira Jimbo. Tra le sue performance migliori io vi consiglio quella che ha fatto per Dramio, perché per Dramio ha tirato fuori tutta la sua tecnica, tutta la sua musicalità. Una cosa importante, cercate su YouTube o in altri social media queste artiste che vi sto presentando, scoprirete un mondo incredibile, fatto di passione, di tecnica, ma di tanta musica. Ognuna di queste piccole biografie che mi permetto di condividere con voi, spero che sia un ponte per conoscere un nuovo modo di approcciarsi alla batteria. Come al solito, dopo che avete visto i video di Senri Kawaguchi, suonate a manetta.